In questo libro si racconta del senso del suo martirio, che ha un valore non soltanto per chi crede in Dio e quindi vede in Padre Puglisi un esempio credibile, ma soprattutto per chi vuole cercare di proporre nella società dei valori che sono diversi, propositivi, validi, assolutamente per tutti. In questo libro raccontiamo di come Padre Puglisi, dopo la sua morte, sia rimasto vivo nelle azioni, nei fatti che tante persone continuano a portare avanti, anche se con numerose difficoltà. Perché la figura di Padre Puglisi è ancora viva? Ma perché le figure di grandi uomini che hanno parlato poco ma hanno testimoniato tanto sono sempre affascinanti, soprattutto per i giovani, soprattutto per i disillusi, per tutti quelli cioè che sono alla ricerca di allontanarsi dai parolai e seguire invece chi propone con la propria vita degli esempi, dei modelli. Puglisi era proprio questo, era affascinante per me che l'ho conosciuto e che con lui mi sono messa in qualche modo alla sua sequela. È stata questa la cifra che mi ha convinto, cioè il fatto di avere un adulto che si faceva come me e che soprattutto era le parole che diceva, prima ancora che dirmi i valori validi sono questi, me li concretizzava nelle sue azioni e io ci credevo. La sua coerenza in maniera particolare è stato il valore più importante che mi ha colpito e che cerco di seguire anche nella mia vita. La vita di Padre Puglisi, in particolar modo la sua beatificazione, segnano un grandissimo spartiacque proprio nel rapporto tra mafia e chiesa. Una chiesa che in passato è stata accomodante verso alcune organizzazioni criminali, qui a parte Nico non abbiamo molto da raccontarci, nel senso la storia è molto molto chiara e la storia di Agostino Coppola su questo purtroppo insegna in modo negativo, ma del resto nel rapporto di mafia e chiesa possiamo raccontare una storia brutta e peccaminosa appunto come questa, oppure una storia bella e lucente come quella di Padre Pino Puglisi. E lui nel suo piccolo, in realtà, pur senza grandi insegnamenti della chiesa su questo, senza i grandi documenti che sono stati pubblicati dopo la morte, in realtà è il primo a capire, a fare e a dire come la Chiesa deve comportarsi all'interno di un territorio mafioso come era quello appunto di Brancaccio, un territorio molto particolare dove addirittura gli esponenti maggiori e poi sono stati appunto i mandanti della sua morte venivano chiamati Madre Natura, quindi in realtà in quel quartiere c'era una forte presenza. E la storia di Padre Pino Puglisi, il suo operato, su questo ha assolutamente tanto da insegnarci. La Chiesa può e deve prendere insegnamento e la beatificazione della sua storia, della sua vita, del suo sacerdozio è una sfida continua che la Chiesa ha scelto di raccogliere e quindi speriamo che si prosegua su quest'onda.